Buonasera e bentrovati amici, siamo in Val di Fiemme, precisamente a Predazzo, la location è il ristorante Ancora. Qui a fianco a me c'è il proprietario, padrone di casa Stefano Crafonara e lo chef che si chiama Carmine Palumbo. Buonasera. Ecco, buonasera a voi, buonasera. Dunque, diamo precedenza allo chef, certo. Carmine Palumbo, perché adesso ci darà dimostrazione di come si realizza un piatto. Come si chiama il piatto che ci prepara questa sera? Allora, facciamo dei gnoccoli di patate ripiene con lo speck cotto trentino e del formaggio gradevole di Predazzo con saltati in padella con una crema di burro e della carne salata tostata. Allora andiamo a prepararlo. Quali sono gli ingredienti allora di allora, questo piatto? Per gli ingredienti di questo piatto abbiamo delle patate della Val di Cresta, dello speck cotto macinato, sì, del trentingrana, sale, uova, pepe, pomodorini e carne salata. Benissimo. Allora, prima di procedere vogliamo dire la difficoltà di questo piatto? Ma è un piatto molto, molto semplice da fare. Per cui semplice lo possono fare? Semplice lo possono fare anche a casa senza problemi. Benissimo. Allora, per prima cosa ci portiamo a bollire delle patate che poi vengono raffreddate, pelate, che io già precedentemente ho fatto, e cominciamo a fare la nostra ricetta. Prendiamo le patate, su 200 g di patate, 200 g di farina, aggiungiamo un cucchiaio di fulmina per rendere la patata più soffice. Un pizzico di sale, un pizzico di pepe, trentingrana. E le nostre due uova. E procediamo a impastare il tutto. Questa è una ricetta molto semplice, te la potete fare anche a casa senza avere problemi. Ecco, il nostro impasto, non bisogna lavorarlo tanto, che la patata più la lavori più diventa molle. Ecco, il nostro impasto di patata. Ecco. Fatto questo, procediamo a preparare i gnoccoli ripieni. Ricavando delle palline di patate. Dopodiché prendiamo la farcia che abbiamo precedentemente preparato, procediamo a fare un buco in centro, mettere una pallina di farcia che abbiamo fatto e chiudere il gnoccolo, lavorando sempre attentamente, non facendolo bucare, e procediamo con questo sistema. Con l'acqua, assaggiamo. Un filo d'olio d'oliva in un altro pentolino, mettiamo la carne salata a tostare. In un altro pentolino cominciamo a prepararci la nostra crema di burro. Andiamo a immergere i nostri gnocchi nell'acqua bollente.
gli occhi sono quasi pronti, 4-5 minuti di cottura, poi si possono tirare su, andiamo a saltare i nostri gnocchi. Poi vediamo i pezzi di grana. Possiamo procedere all'impiattamento, disponiamo i nostri gnocchi sul piatto. Gradevole di crepazzo. Una spolverata di crema di grana. Un po' di pomodorini. Qualche fogliolina di menta per dar colore. E i nostri gnocconi ripieni sono pronti. Ecco Stefano, il ristorante è un ristorante di tradizione, diciamo, molto antico. Sì Roberto, tu pensa che noi, il mio bisnonno viene qui in Valle di Fiemme nel lontano 1880, era un commerciante di bestiame, e ha trovato l'amore a Predazzo e si è fermato e ha rilevato una locanda che era ancora da finire, da terminare, e quindi è nato questo hotel Ancora, ristorante Ancora, che era una locanda che accoglieva tutti i passanti che affrontavano appunto la strada delle Dolomiti e commerciavano le loro merci in quegli anni. In questi anni naturalmente ha subito diverse ristrutturazioni, l'albergo e anche naturalmente il ristorante. Una grossa è stata fatta nel 77, dove è stato completamente rifatto, e poi l'ultima adesso, 2 anni fa, abbiamo rifatto completamente. Avete riammodernato completamente tutto. Il ristorante. Sì, assolutamente, è un locale molto accogliente. Certo, lo possiamo anche ammirare alle nostre spalle. Allora, questa è una struttura che chiaramente, essendo inclusa all'interno dell'hotel 4 Stelle, sempre di tua proprietà, richiede una certa accortezza anche nel presentare, nel proporre le proprie specialità ai clienti. Sì, certamente, la clientela, essendo anche una valle turistica, è sempre molto internazionale, quindi anche esigente, perché comunque abbiamo la nostra clientela che alloggia in un albergo di qualità, e il ristorante deve naturalmente rispecchiare la qualità dell'albergo. Ecco, per cui è aperto a tutti, non solo ai clienti dell'hotel. Assolutamente, sì, abbiamo ospiti che vengono da Trento, da Bolzano, dalla Valle, abbiamo altre strutture qua attorno che ospitano appartamenti, residence. Per cui alla sera vengono. Alla sera vengono e si trovano bene da noi. Esatto, alla carta. Alla no? carta, abbiamo meno, à la carte, molto ricco, con i piatti tradizionali. Noi puntiamo molto alla qualità delle materie prime. Abbiamo le carni che ci approvvigioniamo principalmente da un macellaio qui a Predazzo, e sappiamo la provenienza e cosa mangiano. Certo, le ma anche i latticini, anche il burro, sono tutti, diciamo, ingredienti a chilometro zero. Assolutamente, il caseificio qui di Predazzo ci fornisce con tutti i latticini, i formaggi e il latte fresco, e quindi abbiamo tutto ciò che possiamo reperire dalla nostra valle, lo facciamo con grande piacere perché sappiamo che è genuina e di grande qualità. Benissimo. Quali sono i piatti principali che voi proponete nella vostra carta? Ci sono gli Schnitzkrapfen soliti, con saltati, con lo speck, ci sono i gnocchi che andremo a proporre
Oggi ci sono le tagliatelle alpino mugo con i porcini colti durante l'estate da noi. Poi abbiamo anche dei secondi molto particolari come il maialino in agrodolce saltato con le patate e la rucola. Sicuramente non mancheranno i dessert tipici della tradizione locale. Assolutamente sì, i dessert sono sempre il piatto col quale si termina, diciamo, la cena e quindi è il Benissimo. ricordo che rimane impresso e quindi puntiamo molto sui dessert e anche sulla vista, no? Su come vengono impiattati. Bene Stefano, allora qui abbiamo il piatto che ha confezionato lo chef. Di cosa si tratta? Sì, sono i gnocchi di patate ripieni di speccotto e formaggio gradevole di predazzo. Bene. Si abbinano molto bene a un bel Blau Burgunder, a un pino nero, in questo caso della cantina di Gottardi, di Mazzon, e quindi si può abbinare anche una bella bolla, un Trento Doc, molto valido per questo Non è un piatto. piatto leggerissimo, ma si presenta molto bene, devo dire La che bollicina però ti aiuta a alla liberarlo, digestione, a liberarlo, ecco, perfetto. Bene, Stefano, io ti ringrazio di averci ospitato questa sera. È stata una piacevole serata. Abbiamo visto appunto un piatto tipico della zona, come viene preparato. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ma soprattutto vi invitiamo a cena al ristorante Ancora di Predazzo. Assolutamente. Il numero di telefono e l'indirizzo lo potete trovare qui sopra impressione. Ringraziamo ancora Stefano. Vi aspettiamo, noi siamo aperti, volevo precisare una cosa, noi siamo aperti come ristoranti dalle 12 alle 21 in modo continuativo, quindi potete anche quando tornate da sciare, avete fame alle 16, alle 17, noi abbiamo un È aperto ristorante a sempre. disposizione, sempre, proprio perché c'è questa internazionalità. Della clientela che non ha sempre le stesse usanze nostre, Certo, e quindi certo. noi abbiamo dato questo servizio. Benissimo, ottima cosa. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.